la presentazione di un libro, come spesso si fa nelle librerie. Si chiama Lo dice il mare, eccolo, è un'antologia curata da Barbara Panetta. Mi presento brevemente io, sono Andrea Guglielmino, sono un giornalista, scrivo per Cinecittà News, mi occupo di cinema, sono anche autore perché c'è un mio piccolo racconto nel libro, un racconto horror nello specifico, ma il libro non è tutto horror, chiaramente, è un'antologia dove trovate 25 racconti di 25 autori diversi, si va dal racconto d'amore, di sentimento, al racconto avventuroso, al thriller, insomma ce n'è un po' per tutti i gusti, come è giusto che sia in un'antologia. Ospite speciale della presentazione, Aurelio Scalabroni, qui, un bravissimo cantante e cantautore. Allora, l'antologia sì, è nata per caso, in realtà non è stata né programmata né che io abbia fatto una scelta di autori in particolari. È veramente nata da un amore profondo che ho per il mare. Io sono di origini calabresi, ho vissuto i miei primi 18 anni in spiaggia, in campeggio, girando per l'Europa, sempre zone di mare. Quindi la presenza del mare, diciamo che è così grande, così immensa, che è difficile dimenticarla. Allora, dopo 15 anni che vivo a Londra, iniziavo a sentirne un po' la mancanza. E allora ho pensato di creare un progetto, qualcosa di artistico, che fosse dove il mare fosse coinvolto. È nata l'idea. Ero sdraiata in una spiaggia dello Ionio, apprezzavo le onde, la musica del mare, e ho pensato, allora, se faccio qualcosa del genere potrebbe essere carino, però forse un po' poco in movimento per essere un tema sul mare, che il mare comunque è sempre, sia in tempesta, anche quando è piatto, comunque c'è sempre un movimento sotto oppure tramite le onde, insomma il mare non è mai veramente piatto. E ho pensato cosa posso aggiungere perché questa antologia sia un po' più spicy, un po' più originale, alternativa. Allora ho chiamato due artisti, due fotografi, uno che ho conosciuto su Facebook, l'ho approcciato come ho approcciato Andrea, un altro invece che è un fotografo sub calabrese, molto, molto bravo, ha partecipato anche al National Geographic, l'ho conosciuto anche in diverse occasioni, presentazioni che lui ha, insomma, ha presentato delle sue fotografie alla Fiera di Bologna anche. E allora ho chiesto se aveva voglia di collaborare in questa iniziativa. E in realtà l'idea è nata proprio per caso, però poi è stata direzionata ben accuratamente. Quindi ho chiesto ai fotografi di fare degli scatti che però fossero inerenti al racconto.